Ciao a tutti e a tutte, siamo Flavia e Giovanni di Letture Metropolitane. Come sapete, siamo media partner del Festival Castiglione del Cinema che si tiene a Castiglione del Lago. E con noi oggi c'è Simone Massi che porta il suo lungometraggio d'animazione In Belle. Buongiorno Simone, grazie per essere con noi. Buongiorno. Buongiorno a voi, buongiorno ai vostri ascoltatori. Simone, tu sei da molto tempo attivissimo, un animatore attivissimo, ma come vedo dal manifesto che chiaro campeggia sul tuo sito, l'animatore è solo e animare stanca, soltanto per citare i primi due elementi. Volevo appunto sapere come questi tratti proprio caratteristici, anzi anche ben caratterizzanti, sono entrati dentro In Belle e nelle tecniche utilizzate per questo lungometraggio, perché appunto è molto distante dai medi e corti metraggi preparati in precedenza, realizzati in precedenza e in generale alla tua produzione artistica, molto caratteristica e riconoscibile. Dunque, questi due pensieri che avete trovato sul sito sono abbastanza datati, perché Ah, comunque il ok. sito non viene aggiornato da circa 10 anni. Erano pensieri, come dire, validissimi all'epoca, oggi validi in parte. Per dire, l'animatore è solo, sì, nel senso che nel chiuso del proprio studio, si lavora da soli, con tanti pensieri nella testa, ma è altrettanto chiaro che per realizzare un lungometraggio, si parla di 35-40 mila fotogrammi disegnati a mano, l'animatore è un po' meno solo, nel senso che, ecco, si è lavorato in squadra con decine e decine. A un certo punto siamo partiti da 20 elementi, nell'ultimissima parte, le ultime settimane addirittura eravamo 100 disegnatori, quindi un po' meno solo rispetto al Ok. passato, rispetto ai cortometraggi. L'altro pensiero, invece, è attualissimo, anzi, ora più che mai, è animare stanca. Si arriva la sera con una stanchezza che è fisica, perché quello che faccio io è un lavoro artigianale, ed anche psicologica, perché comunque non è solo un lavoro meccanico, è anche un lavoro di ragionamento. Questo per quello che riguarda, ecco, questi due pensieri che avete scovato sul sito. Mentre per quello che riguarda il tipo di animazione, diciamo che è una sorpresa, una cosa nuova, ovviamente perché per il grande pubblico, perché io sono un autore di nicchia che da circa 30 anni fa animazione in un certo modo, ma un po' per scelta, un po' per via di un sistema che è anche molto antico, non sono mai riuscito ad arrivare al grande pubblico, e quindi è normale che un film d'animazione di questo tipo, con queste tematiche, con questo segno, sia qualcosa, ecco, di non consueto per il pubblico italiano. E guardando il film e anche un po' contestualizzandolo all'interno del Festival di Castiglione del Cinema, mi è venuto in mente Franco Arminio, perché ho pensato all'amore per i paesi e poi ascoltando un po' di tue interviste, tu parlavi del tuo grande amore e ossessione per la storia, in particolare per la storia anche quella che fa parte della grande storia, ma magari è meno raccontata o sembra, diciamo, meno rappresentata. E Arminio scrive: prendi un angolo del tuo paese e fallo sacro. E mi ha fatto molto pensare questo, no? A prendere anche una parte della storia e renderla più che sacra, diciamo, portarla ad una narrazione, che possa lasciare un segno. Non so se hai ragionato in questi termini o se ragioni, insomma, in questi termini. Probabilmente sì, devo dire che Franco Arminio
lo conosco, lo apprezzo, l'ho conosciuto di persona, Ah, l'ho ok. portato come ospite in un festival che avevo anni fa nel mio paese, a Pergola, e quindi sicuramente c'è una sintonia. Poi ovviamente Franco è un narratore, ha la sua maniera di comunicare. Personalmente quello che muove i miei lavori è sempre dettato da un misto d'amore e rabbia. L'amore per la mia terra, per i miei antenati e non solo, comunque per le persone umili, vessate, che questa terra l'hanno abitata e l'hanno lavorata. E mentre la rabbia è appunto per quello che hanno dovuto patire, subire, passare le generazioni precedenti, i nostri antenati, tutti quanti, ovviamente non solo i miei, e questi due sentimenti contrastanti mi portano, ecco, a raccontare le storie. Le storie degli ultimi, le storie degli umili, che spesso si incrociano con la storia, quella con la maiuscola, che passa senza chiedere il permesso e travolge le esistenze di questi poveri cristi. Quindi c'è la storia, ma non la storia come siamo abituati a vederli, a vederla sui documentari Rai o a leggerla sui libri di scuola. È un accenno alla storia ufficiale che, come dicevo, si incrocia e spesso travolge e distrugge le storie, quelle che venivano raccontate nei tempi precedenti alla televisione, di fronte al fuoco, nella stalla, le storie dei nostri vecchi. A proposito di raccontare, tu hai di solito non usi la sceneggiatura sul set. Quanto è stata conservata questa tradizione in Invelle e quanto la posizione di tre storie medie ha però portato a un racconto più largo, magari appunto facendo una panoramica di tre fotografie più larghe all'interno della storia, appunto, della linea temporale, chiamiamola così. Ma con la consueta onestà dico che in questo caso la sceneggiatura non solo c'era, c'è stata, ma è stato un lavoro lunghissimo, anni e anni di lavoro sulla sceneggiatura, non per piacere o per pignoleria, semplicemente c'erano dei problemi molto grossi a livello produttivo per trovare finanziamenti o comunque per Certo. riuscire a cominciare a disegnare questo benedetto film e man mano che gli anni passavano le idee cambiavano, quindi sono tornato non so quante volte sulla sceneggiatura prima di trovare la quadra e non solo ecco, c'è stato un lavoro molto accurato per quello che riguarda la sceneggiatura, ma rispetto al cortometraggio, dove vado abbastanza a ruota libera, ho considerato questo tipo di lavoro fondamentale perché comunque è un tipo di narrazione diversa, come passare da un haiku a un romanzo di 500-600 pagine, quindi non c'era assolutamente spazio per la struttura che di solito utilizzo nei cortometraggi, c'era invece bisogno di un qualcosa che fosse condiviso anche con la produzione, con i collaboratori e con gli enti che andavano a giudicare e delle volte a sostenere il progetto, quindi non potevo assolutamente permettermi di non scrivere nulla. E poi è stato, a differenza magari degli altri film, non so perché non ho mai fatto né finzione né documentario, successiva alla sceneggiatura c'è stata l'operazione che riguarda l'animatic e lo storyboard, che anch'essi sono rivelati strumento preziosissimo e fondamentale, perché
il rischio più grande per un autore come il sottoscritto era quello di fare una cosa a ruota libera dove veramente non si capiva niente, dove c'erano tanti voli più o meno pindarici, ma non c'era una struttura narrativa che permettesse allo spettatore di capirci qualcosa, di seguire appunto questi tre segmenti, questi tre racconti che in linea teorica dovrebbero comunque essere uniti da un filo rosso, che è quello prima di tutto familiare, e poi anche quello storico, insomma. A proposito della dimensione che appunto hai citato anche all'inizio, molto artigianale, molto pratica del tuo cinema, quanto aver lavorato, aver realizzato cortometraggi, ma anche altro per i festival ti ha aiutato? E che cosa serve sostanzialmente mandare i corti, mandare i film ai festival all'interno di una crescita anche artistica? Allora, realizzare cortometraggi mi è servito tantissimo perché dopo tanti anni passati a cercare uno stile mio e una tecnica che fosse mia, ho acquisito sicurezza. Senza questa lunghissima, chiamiamola palestra, anche se tale, non, cioè, un termine che non mi piace molto, ma per semplificare il discorso, è servito principalmente, ecco, ad essere più sicuro di me, quindi anche a poter affrontare un salto notevole, che è quello che ho descritto precedentemente, quindi il passaggio dalla forma breve, 4, 5, massimo 8 minuti, è una cosa ben diversa dal raccontare una serie di storie, quindi da realizzare un lungometraggio che ha anche un altro tipo di pubblico rispetto a quello del corto. Il cortometraggio, principalmente per gli addetti ai lavori, si mandano ai festival sperando di ottenere dei riconoscimenti. I riconoscimenti per chi lavora al cortometraggio d'animazione. Che significa tradotto senza produzione, quindi senza soldi, i riconoscimenti, dicevo, sono fondamentali perché da un lato fanno morale, fanno buon sangue, ti spingono ad andare avanti, no? Certo. Dall'altro lato hai anche la speranza che questi riconoscimenti non siano una pacca sulle spalle, ma che siano di tipo economico, sono sempre più rari, però all'inizio di questa carriera devo dire che ogni tanto entravano anche dei soldi vinti nei festival. Quindi questo è stato il mio percorso. Poi si è arrivati a un momento in cui non potevo più andare avanti in quel modo, quindi realizzare cortometraggi autoprodotti, perché sono diventato prima marito, poi padre di tre figli, quindi era necessario cambiare. Ho Certo. smesso di fare cortometraggi autoprodotti, ho cominciato a fare cortometraggi su commissione, quindi questo mi garantiva, come dire, di poter ancora divertirmi a fare i miei piani sequenza, piani di trasformazione, cose varie, al tempo stesso di avere delle entrate. E poi a un certo punto, ecco, mi sono sentito pronto per una storia più articolata, più complessa. Circa 12 anni fa ho cominciato a scrivere un soggetto e poi, ecco, è cominciata questa sorta d'odissea che è durata appunto 12 anni e alla fine, ecco, sono riuscito in qualche modo a realizzare un film che teneva conto e non poteva essere altrimenti del mio vissuto, del mio pensiero e anche di tutti i cortometraggi che ho realizzato, che erano caratterizzati appunto da uno stile abbastanza originale per quel che riguarda il cinema d'animazione, perché non erano e non sono cortometraggi pensati per divertire il pubblico, quindi con personaggini colorati e buffi che fanno tanto ridere. Ma erano appunto legati alla storia, alle storie, all'amore per il territorio e c'è questo stile, ripeto, abbastanza particolare perché comunque sia molto spesso si finisce all'interno dei dettagli, degli occhi, delle fronti, delle mani. Sono
una serie di piani sequenza caratterizzati molto spesso da uno zoom in avanti e da metamorfosi dei corpi e degli oggetti. E per quanto riguarda le parole di questo film, ci sono tante persone che hanno prestato la propria voce ai tuoi personaggi, anche tu e non solo tu. Com'è andata quella parte? Quanto sei intervenuto eventualmente? Quanto ti sei fidato diciamo, dell'ispirazione dei singoli? Com'è andata? È stato molto divertente, è stato molto stimolante perché era la prima volta dopo poco meno di 30 anni che i miei personaggi avevano diritto alla parola. Quindi io ho fatto una serie di cortometraggi, una ventina, e tutti i miei personaggi sono sempre stati muti. Spesso anche immobili, ma nessuno ha mai parlato. E nel lungometraggio, un po' per le ragioni che spiegavo riguardo alla sceneggiatura, ho dovuto un minimo cambiare registro. Non potevo e nemmeno volevo, francamente, fare un film muto, e quindi i personaggi parlano. Ed è stato, come dico, divertente. È stato bello. È stato bello scrivere i dialoghi, che sono nel dialetto del mio paese. È stato bello seguire il doppiaggio, le sessioni. La maggior parte sono non attori, sono vicini di casa, familiari, miei figli, persone del posto, perché è un dialetto pochissimo parlato, riguarda una piccola zona delle Marche, dell'Ovest e una zona dell'Umbria, soprattutto Gubbio. E quindi non è che potessi contare su un bacino molto grande di attori o doppiatori, però sembra che sia andata bene. Poi sono state delle sorprese molto belle, quindi degli attori anche molto noti che hanno accettato di partecipare al film, su tutti Filippo Timi, che tra l'altro, ecco, è umbro, quindi aveva più facilità nel riprodurre il mio dialetto, e lui è stato anche più che bravo, insomma, è stato mostruoso. È molto emozionante lavorare, ecco, con attori di questo calibro. Io, con grande franchezza a Filippo, ma anche a tutti gli altri, gli ho spiegato che per me era la prima volta, quindi mi mettevo un po' nelle loro mani, gli facevo capire quello che volevo, ma poi, ecco, mi affidavo a loro, quindi un po' al contrario di quello che di solito succede nei film di finzione. Certo. Grazie mille. Grazie mille Simone Massi e al suo lungometraggio d'animazione In Belle. Grazie davvero. A presto. Grazie a voi, un caro saluto.